La biodiversità marina si è spesso rivelata essere un tesoro ricchissimo di soluzioni per l'uomo. Ecco perché vogliamo convincervi del fatto che la tutela e la salvaguardia della nostra biodiversità e degli ecosistemi è un obbligo che abbiamo nei confronti del nostro pianeta. Siamo chiamati quindi ad affrontare anche questa che sappiamo essere attualmente un'emergenza. Io sono Luna, sono iscritta al secondo anno della laurea magistrale in biologia marina all'Università di Bologna, campus di Ravenna, e in occasione del Biodiversity Day voglio parlarvi insieme a Nicola, Silvia, Alessandro e Gianmarco di soluzioni per l'uomo e biodiversità marina. Cominciamo! Da questa spugna del Mar dei Caraibi, gli scienziati sono riusciti ad isolare due molecole, la spongotimidina e la spongoridina, che sono state poi utilizzate come modelli per lo sviluppo di farmaci antivirali e antitumorali, come ad esempio il citabarina, che è utilizzato nella cura delle leucemie, e l'AZT o azidotimidina, che è un farmaco attualmente in uso nella cura e nella prevenzione dell'infezione da HIV. Da questa bellissima ascidia, sempre del Mar dei Caraibi, invece è stata isolata la trabectedina, altra molecola utilizzata come modello per la sintesi di farmaci antitumorali. Il test diagnostico per il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, ovvero quella che conosciamo come l'analisi dei tamponi, viene effettuata tramite un saggio chiamato Real-Time PCR, nel quale è coinvolta una molecola che è stata individuata dal premio Nobel per la chimica Kerry Mullis da un organismo acquatico, il Termus aquaticus, batterio termofilo, che è in grado di sopravvivere alle altissime temperature alle quali viene svolto proprio il test. L'ogiconotide è un farmaco analgesico derivato da una conotossina prodotto da un gasteropode marino, Conus magus, che la utilizza invece a scopo predatorio. Le tossine sono dei veri e propri strumenti diagnostici che ci aiutano a studiare la regolazione neuronale. Questo farmaco va ad agire in particolare su dei neuroni che controllano il dolore, soprattutto a livello spinale. E infatti è spesso utilizzato anche come sostitutivo di farmaci come la morfina. Ciao a tutti, mi chiamo Nicola e sono uno studente dell'ultimo anno del corso di Biologia Marina Ravenna. Oggi parliamo di biodiversità e in particolare di come molti dei nostri problemi possono essere risolti con soluzioni che partono proprio dalla natura. Oggi vi parlerò dei cosiddetti PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids, ma per noi che mangiamo pasta al pomodoro e non fish and chips sarebbero gli acidi grassi poliinsaturi. Questi sono una categoria di acidi grassi che risultano avere delle funzioni molto importanti e molto positive sul nostro corpo e sul nostro sistema in generale. Di solito si sente molto parlare di omega 3 e omega 6, ma in questo video ci concentreremo più sugli omega 3 proprio perché risultano avere più qualità positive per il nostro corpo. Gli omega 3, in particolare, quindi, sono delle molecole bioattive che hanno un'attività sul nostro corpo anti-iperlipidemica. Lo so, sembra un parolone che può fare paura, ma in realtà significa solo che questi composti hanno la capacità di ripulire il nostro sistema dal colesterolo cattivo che se si accumula può portare a problemi cardiovascolari. Un'altra qualità molto importante degli omega 3 è il fatto che risultino più leggeri in acqua rispetto agli omega 6 e agli altri acidi grassi poliinsaturi. Questo li rende perfetti per organismi come pesci, piccoli crostacei e via dicendo, che hanno bisogno di mantenere un certo galleggiamento nella colonna d'acqua. In particolare, uno studio effettuato sul krill antartico dimostra come una dieta a base dell'olio che si può estrarre da questo piccolo crostaceo possa portare a una riduzione del 40% dell'LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, in soli 90 giorni. Ecco perché una dieta a base di olio di pesce, o in questo caso di krill, risulta essere estremamente favorevole per il nostro organismo. Inoltre, altra attività importantissima degli omega 3 risulta essere la loro attività come immunostimolanti. Pensate solo che nelle diete perioperatorie, ovvero quelle che vengono fatte prima e dopo un'operazione, il contenuto di omega 3 risulta essere altissimo, proprio perché questi hanno la capacità di ridurre le complicanze operatorie e di aumentare la stimolazione del sistema immunitario. Diete a base di omega 3 sono state somministrate anche a pazienti affetti da Covid. Questo era più o meno tutto quello che c'era da dire sugli acidi grassi poliinsaturi e sugli omega 3. Personalmente trovo straordinario come degli organismi così piccoli come il krill antartico possono avere un impatto così importante sulle nostre vite. Ed è proprio per questo che dobbiamo mantenerli e conservarli, loro e tutta la biodiversità in generale. Da Nico è tutto, un saluto. Ciao!
biomonitoraggio è una tecnica di monitoraggio ambientale che si avvale dell'utilizzo di organismi viventi. Questi organismi vengono chiamati organismi sentinella, poiché sono in grado di andare a mostrare dei biomarker in base al tipo di inquinamento che vi è presente nell'ambiente. In ambiente marino, gli organismi sentinella prediletti sono i mitili, ovvero le cozze, le vongole, le ostriche, e questi sono capaci di andare a mostrarci dei biomarker in diversi tipi di situazioni di inquinamento, ovvero se si ha un ambiente marino inquinato da metalli pesanti, questi ci andranno a mostrare dei biomarker specifici per questo tipo di inquinamento, altrettanto per quanto riguarda la presenza dei pesticidi. Soprattutto questi organismi sono utilizzati per andare a monitorare tutte le grandi azioni che l'uomo svolge nell'ambiente marino, come ad esempio le operazioni di smantellamento della Costa Concordia all'isola del Giglio. Buongiorno, io sono uno studente di biologia marina al secondo anno dell'Università di Bologna presso il campus di Ravenna. Io oggi vi parlerò del collagene nella parte delle molecole bioattive. Il collagene viene utilizzato per produrre drug delivery systems, ovvero trasportatori di sostanze. Esso viene infatti messo ad emulsificare con la proteina o il farmaco a cui deve fare da vettore e si creano così delle micelle, cioè delle specie di palline di collagene con dentro la sostanza. Si cerca poi di rendere il vettore stabile per il tempo necessario affinché la micella raggiunga il target, e una volta raggiunto la sostanza uscirà dalla micella andando a colpire il bersaglio cellulare. Queste micelle sono ottenute da collagene estratto dalla medusa Catastylus stagi jellyfish.